Oggi vorrei fare con voi una chiacchierata sui problemi che le strutture alberghiere stanno riscontrando in questi giorni a causa del coronavirus. Ciao a tutti, sono Alessia, benvenuti in questo nuovo video. Come sempre, prima di iniziare vi invito a iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto. Poi vi aspetto nella sezione commenti perché voglio sapere la vostra opinione in merito. Allora, parliamo delle strutture alberghiere. In questo periodo di coronavirus sta succedendo un disastro dal punto di vista del turismo, il calo è drastico e ci sono delle stagioni che stanno iniziando in ritardo. A giusta ragione? In parte. Perché vi sto facendo questo video? Perché ho appreso con piacere che l'Associazione Italiana Agenti di Viaggio sta denunciando alcune testate giornalistiche per procurato allarme e poi ha diffidato il Codacons perché ha dato la possibilità a tutti, anche se non era necessario darla proprio a tutti, di effettuare cancellazioni anche non rimborsabili. Ricevendo poi tutto indietro, quindi riprevedendo il rientro di loro, di quanto avevano già versato alla struttura alberghiera. Potete immaginare che nel momento in cui la struttura alberghiera ha un obbligo diventa un grosso problema da questo punto di vista. Per quanto riguarda i giornali italiani di questa cosa sono contentissima. Voi sapete che io ho un rapporto di amore e odio con i giornali. In questo periodo mi hanno deluso anche le testate giornalistiche online che io seguo regolarmente perché le reputo affidabili, ma anche in questo caso sono stata delusa perché hanno utilizzato dei titoli veramente a chiappa-click o che infondevano paure e poi l'articolo era un articolo normale. Però sapevo benissimo che le persone non leggono, così come nelle prenotazioni, non leggono nemmeno tutto per quanto riguarda un articolo di giornale e si fermano semplicemente al titolo. Ma veniamo a noi, quindi si è creata una grande psicosi, a giusta ragione, ma fino a un certo punto c'è questa grande paura e quindi le cancellazioni sono fioccate. Quindi ti arriva la cancellazione di uno e più gruppi. E che cosa fai? Non restituisci la caparra all'agenzia di turno? Perché sai che poi quell'agenzia non lavorerà più con te. E tu che cosa fai? Te li giochi per una caparra? Da questo punto di vista sappiamo benissimo che ci tengono in una morsa. Oppure Booking che chiama e obbliga a restituire i soldi ai clienti delle non rimborsabili, di questo ne vogliamo parlare? O tour operator che ovviamente secondo i clienti effettuano le cancellazioni? La situazione è davvero grave, io sono su diversi gruppi di albergatori e vedo che alcuni sono davvero disperati, stagioni che iniziano in ritardo, dipendenti lasciati a casa perché ovviamente il calo è ingente. Però c'è un grande però. È vero che la situazione è grave, che non è totalmente gestibile da voi albergatori, però voi non fate nemmeno in modo di rendervi indipendenti. E credetemi, io ho visto anche alberghi di 50 camere che davano 40-45 camere in allotment, ma sapete che cosa significa? È ovvio che poi nel momento in cui sei in alta stagione e vai a chiudere questo allotment, le agenzie, il tour operator che sia, si incazzano, è ovvio che si incazzano, perché tu li stai scombinando i piani, quelli avevano già fatto tutta la pianificazione di marketing, tu lo stop sale lo puoi fare una volta, due volte, non lo puoi fare 80 volte durante l'anno, semplicemente perché l'allotment non te lo sei gestito bene, perché hai paura. Paura che poi non subentri le prenotazioni. La paura è più che giustificata se tu non fai niente. Quando ti metterai a studiare per capire cosa vogliono i tuoi clienti? Perché tu non lo fai, ma perché ti devi affidare a, non so, agli OTA, alle agenzie di viaggio, tour operator? Perché loro lo fanno, loro seguono il mercato e sanno che cosa offrire. Addirittura gli OTA stanno modificando man mano i loro siti per ascoltare di più, sempre, per ascoltare sempre di più quelle che sono le esigenze del cliente e tu non lo fai. Ad esempio, la bassa stagione, non a tutti piace viaggiare in alta stagione, pensa
pensiamo ai baby boomers. I baby boomers hanno possibilità di viaggiare durante tutto l'anno. Anche loro vanno alla ricerca del turismo esperienziale. Sapevi che il turismo è diventato esperienziale? Forse no. E quindi devi creare un pacchetto che non sia la solita visita al frantoio e che faccia vivere un'esperienza vera a queste persone. Queste persone non vogliono solamente visitare il monumento, ma entrare in contatto con la cultura del posto e quindi anche vivere il posto che stanno visitando. Non vi dico a Catania quante persone vogliono svegliarsi prestissimo la mattina, ma devono andare a vedere il mercato del pesce, che per quanto mi riguarda è una cosa normale, sta lì. Tutti i giorni lo vado a vedere e ci mancherebbe, ma per una persona di fuori è una cosa figa da vedere, li fa entrare in contatto con il posto e quindi lo vogliono andare a visitare. Siete in Puglia, vogliono imparare a fare l'orecchietta, fate questo corso di cucina per fare le orecchiette, o siete vicino a Grottaglie e quindi fate il corso di ceramica, ma non so. Le cose da fare possono essere tantissime, ma dovete studiare il target. E online trovate tantissime ricerche di altre aziende tipo Expedia, l'Expedia Group, che vi fa una profilazione di masse di clienti, quindi vi fa vedere le tendenze di viaggio magari dei francesi e così via. Se di queste cose, di queste informazioni online ne trovate a bizzeffe. Ma siete pigri a questo punto di vista e state lì semplicemente a aspettare la prenotazione. Io mi permetto di farvi questo discorso perché comunque recentemente sono stata al BIT di Milano e mi sono resa conto di come discorsi che faccio già da un anno su questo canale, credetemi, io non sono nessuno, ancora si fanno al BIT. E quindi, e molti albergatori erano lì ad ascoltare, ah, ma forse quando. Ragazzi, io ho partecipato a una conferenza dove si diceva agli albergatori di rispondere alle recensioni perché le aiutava nel posizionamento, cose che dovrebbero essere ormai dei concetti base, e ho fatto questo che sono un po' da quello dell'argomento di oggi, ma per farvi capire, concetti base che ancora non sono nella mente dell'albergatore. Poi le persone hanno bisogno un attimino di speranza, smettiamola di stare solo a lamentarci delle prenotazioni o condividere articoli sul coronavirus, ma ricordiamo alle persone perché devono venire a viaggiare a voi, perché da voi è tutto a posto, non ci sono problemi di sorta, perché magari la vostra è una zona che ancora non è stata colpita, perché no, da voi non ci sono problemi, si può viaggiare tranquillamente. Dall'altro, se il cliente è vostro, voi potete prendere determinate decisioni, è una non rimborsabile, sei tu che decidi. Puoi decidere di magari lasciare quell'importo al cliente e farlo soggiornare in un altro periodo dell'anno che decidi tu, puoi decidere di ridare quell'importo, ma l'hai deciso tu, non te l'ha imposto nessuno, e questa è la sostanziale differenza. E soprattutto, non devi commissione a nessuno se i clienti sono i tuoi. Ok? Oppure non le date a un prezzo inferiore perché poi gli altri se lo rivendono per 3 volte. Però voglio dire una cosa: combattere l'ignoranza è difficilissimo. Non voglio dire impossibile, non voglio perdere le speranze, però è difficile. Io personalmente l'altro giorno ho fatto fatica a uscire viva dall'aver fatto la spesa, non perché dovessi rinchiudermi in casa per il coronavirus, ma perché in casa non c'avevo più niente. Ed è stato difficile non litigare con tutti quelli che incontravo perché le cose che sentivo erano da paura, veramente cose allucinanti che dicevo, signor, si rende conto di quello che gli sta dicendo. Un'altra che mi fa, parlando proprio con me, non ho mai visto così tanta gente lunedì a fare la spesa. È una guerra. Le volevo dire, signora, il parcheggio è vuoto e poi se tutti i ragazzini sono rimasti a casa, le donne o i genitori invece di fare la spesa da soli, c'è un ragazzino appresso, non vede che è pieno di ragazzini qui al supermercato, ci sarà un motivo perché c'è tutta sta gente, però se credetemi, il parcheggio del supermercato era mezzo vuoto, quindi ci sono stati giorni in cui c'è veramente il delirio, però effettivamente io ho visto persone che facevano la spesa come pazzi. E credetemi, questa è la stupidaggine che vi sto dicendo perché io su questo canale non voglio dire cose stupide o
frasi razziste non esistono qua sopra, quindi non me le voglio nemmeno ripetere, però noi possiamo fare qualcosa da parte nostra, ovvero reagire. Rimbocchiamoci le maniche perché oggi è coronavirus, in passato è stato le Torri Gemelle, è stata la SARS, in futuro ci sarà un altro coronavirus che non si chiamerà così, ma sarà un altro problema. E quindi che cosa facciamo? Ritorniamo di nuovo a picco? No, assolutamente. Cerchiamo di reagire in modo nostro. Quello che vi voglio dire è che il coronavirus ha dimostrato ancora una volta di quanto le strutture alberghiere siano indietro in fatto di preparazione, di marketing, di approccio al cliente per ricevere prenotazioni dirette e così via. Quello che dovete fare è sì, che stai dicendo, ok, mi dici di affidarmi a un consulente di marketing? Sì, però anche questo vi dico che c'è un ma. Non è che il consulente di marketing deve diventare il nuovo tour operator. Nel momento in cui vi rendete conto che quel consulente di marketing non vi sta facendo capire un tubo della sua strategia e quindi voi vedete sì dei risultati ma non state capendo niente, allora quella persona non fa per voi, perché quel consulente metto in mezzo io, non deve aver paura a rendervi indipendenti, anzi, lo deve fare perché voi apprezzerete ancora di più il lavoro che si sta svolgendo per voi. Anche perché vi dico una cosa: magari sì, qualcuno ha la paura, vabbè, ma se io gli insegno le cose, poi questo mi molla. Sì, mi molla, ma magari per un mese, perché quando si mette a fare le cose che fai tu da esperto, vedete che anzi, ma un mese è pure tanto, una settimana, e torna subito a bussare alla vostra porta. Perché questo lavoro è difficile da fare, richiede tantissimo tempo, non lo puoi fare nel tempo libero, ovviamente. Quindi fate in modo di diventare indipendenti. Io spero che questo video vi sia stato utile. In bocca al lupo a tutti quanti per la stagione 2020 e come sempre vi aspetto nella sezione commenti e voglio sapere la vostra opinione. Besos!